I biocombustibili come strada verso il futuro dell'agricoltura. Di questo si è parlato in un convegno organizzato a Milano da CNH Industrial nell'ambito di Expo 2015, al quale è intervenuto anche Bruce E. Dale, professore della Michigan State University, uno dei massimi esperti della materia, che ha ricordato che oggi solo il 3% di tutti i combustibili usati nel mondo è di origine biologica. We have a long way to go, but we're started. Abbiamo ancora molta strada da fare, ci ha detto, ma la via è stata intrapresa ed è importante continuare, perché i combustibili fossili non sono rinnovabili e il nostro stile di vita basato sul petrolio nel futuro sparirà. Proprio sul futuro, il professor Dale prova ad avanzare qualche ipotesi. Nei prossimi 10 anni, ha aggiunto, credo che noi potremo quadruplicare questa percentuale, arrivando forse a un 10% del totale, ma per un cambio su larga scala ci vorranno decenni. Un percorso nel quale le imprese del settore agricolo si stanno già muovendo. Nel caso di New Holland Agriculture, marchio di CNH Industrial, il trattore a metano è più di un semplice progetto, come ci ha spiegato proprio da Expo il brand president Carlo Lambro. Siamo oggi in grado di integrare e di operare, appunto, erogando una potenza di circa 120 cavalli alla presa di potenza e quindi già sufficiente per fare tutta una serie di attività agricole e di coltivazioni agricole, e inoltre siamo stati in grado di raggiungere circa un'autonomia oggi di 6 ore. La domanda a questo punto sorge spontanea. Il metano ci salverà? It's part of the answer. È una parte della risposta, ribatte Bruce Dale. Non è tutta, ma è una parte importante. Abbiamo gli elementi per farlo, dobbiamo solo essere più intelligenti di quanto siamo stati nel passato.